Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Carmela, accendi l'altro telefono, che sono entrata. Allora, buonasera Maria Rosa. Buonasera. Siamo qui per la diretta per quanto riguarda le domande gratuite. Ciao, buonasera la Bachez. Come stai? Da un po' che non ti si legge. Tutto bene? Buonasera. Buonasera, che state arrivando. Sto aspettando Carmela che deve accendere un altro telefono per poter entrare, così mi legge le domande. Stasera mi sono messa i brillantini. Buonasera ragazze, buonasera. Vedo che state arrivando, numerose, buonasera. Abbastanza bene, mi fa piacere. Mi fa piacere. Ciao Grazia, buonasera, come stai? Bene, sì, un po' di vezzo questa sera, un po' di vezzo, di brillantini. Allora, grazie Laura. Carmella, dove sei? Vabbè, intanto se volete iniziare, vedo che siete tante a fare le domande, iniziate a scrivere le vostre domandine, ormai lo sapete. Ciao Katia Bella, ciao Paola. Iniziate a scrivere le vostre domandine con la data, domande precise però, mi raccomando. Maria Rosa, vorrei sapere se arriverà. T'ho perso, aspetta che vado con il PC così vi leggo meglio. Just a moment, please. Momentito. Allora, vediamo un po'. Maria Rosa, vorrei sapere se arriverà un uomo per me. Adesso vediamo, eh. Se arriva un ometto, Maria Rosa. Vediamo. Vediamo un po' se arriva un omettino. Ma un cambiamento me lo dà per te, Maria Rosa, me lo dà subito. Per quanto riguarda l'amore, perché la prima carta è quella degli innamorati, poi ho il cambiamento, però la piccola nota dolente è l'eremita. L'eremita mi dice, devi attendere ancora un pochino, vediamo un po', eh. Ascolta. Io vedo arrivare un qualcosa di positivo per te, però devi attendere. Io direi che andiamo oltre l'estate per l'arrivo di questo amore. È un amore bello perché mi viene fuori la giustizia, mi viene fuori il mondo, le stelle, quindi sarà un qualcosa di
di improvviso, un qualcosa che comunque non ti aspetti, eh? Ok? Però devi attendere un pochino, tesoro. Andiamo avanti. Carmela. Allora. Dunque, grazie a Grimaldi, morale giù. Ma grazie a tu, devi dare un po' una svolta alla tua vita, tesoro? Se no, sarai sempre giù di morale. Allora, buonasera Rosy, buonasera Rossella. Rosy Apostolico, io volevo chiedere se tra Rosa 81... Ci sarà un chiarimento con Yuri. Aspetta, andiamo a prendere le altre carte. Vediamo un po', eh. Quindi, se Rosa chiarirà con Yuri. Vediamo un po'. Cara mia, qua ci sono tante incavolature, eh? Litigi. Lo vedo molto incavolato. Ora non so se sei tu più incavolata o lui, però vedo proprio questo nervosismo. E tu che piangi molto per questa situazione, vorresti trovare un accordo. Ascolta, le carte mi dicono pazienza. Pazienza, in futuro sì, ci sarà un chiarimento, ma non subito, tesoro. Lascia che le cose vadano a sbollire un pochino, eh? Allora, Anna, buonasera a te. Ho un'angoscia. Giovanna ci vuole ancora al lavoro? A me e la mia collega, oppure meglio che andiamo via? Siamo solo noi che facciamo poche ore, ho solo la mia data. Quindi tu vuoi sapere se è bene che rimani lì in quel posto di lavoro? Vediamo. Anna del 75, vediamo un po'. Io ti vedo se è meglio che rimani lì o te ne vai, eh? Eccola. Eccomi. Buonasera. Scusate, ma ho dovuto cambiare telefono, se no con quello lo sai, no? Non mi fa entrare mio. Sto rispondendo un attimo a Giovanna. Giovanna, tesoro mio, ma io ti vedo tanto avvilita comunque, eh. Ti vedo comunque angosciata. Ascolta Giovanna, il mio consiglio, sai qual è? Perlomeno le carte questo mi dicono, che la situazione attuale io la vedo bloccata, cioè nel senso che non è buono probabilmente che rimani lì, anche perché ci saranno altre opportunità di lavoro. È ovvio che fino a che non arriva quest'altra opportunità, magari rimani, però ti vedo proprio angosciata a rimanere lì. Arriva qualcos'altro, eh? Quindi rincuorati che arriverà qualcos'altro. Ok? Allora, sono arrivata Anna. Ma io non li vedo tutti i miei. Io vedo qua, ha risposto Paola D'Ambrosio. No, allora Angiolina, la vedi? Aspetta, eh. No. Rossella Giorciaro. Angiolina Alban. Sì, ecco, mi leggi questa? Ok. Ciao, ti chiedo. Mia figlia a settembre gli scade il contratto di lavoro. Cosa vedi per lei? Facciamo
Francesca del 99. Vediamo, Grazie. se viene rinnovato, quindi. Che fai? Rispondi solo tu? Come vuoi, Carmela? Cioè, l'incrociata era dall'altra parte. Va bene, dai, ti leggo le domande, dai, tranquilla. Ok. Uguale. Tesoro mio, non credo che possano sia rinnovato questo contratto, però probabilmente non lo so, lei sta cercando qualcos'altro. Se non lo sta cercando, sarebbe meglio che iniziasse a cercarlo, perché comunque arriva un lavoro nuovo per lei, eh? Quindi non si deve avvilire, perché comunque arriva qualcos'altro di buono per lei a livello lavorativo. Andiamo avanti. Sì. Allora, poi c'è Rossella Ciorciaro, dice: vorrei chiedere cortesemente se andrò in futuro a vivere nella casa di eredità o andrò in fitto. Grazie, sono Rossella dell'87. Queste sono due domande, quindi rispondiamo una sola, quindi vediamo se andrai a vivere Nella nella casa di eredità. casa. Poi per logica, se non ci vai, probabilmente andrai in affitto, insomma, eh? Ok? Rossella, vero? Sì, dell'87. Ma c'è un pochino un uomo che non vorrebbe che tu andassi a vivere dentro a questa casa, vedo un uomo maturo, c'è una persona che comunque non sarebbe molto contento che tu andassi a vivere lì. Però avrai la tua soddisfazione, a mio avviso ci riuscirai ad andare ad abitare lì. Delle problematiche, comunque cose che non sono molto molto chiare, quest'uomo che comunque non vorrebbe, però alla fine avrai la tua soddisfazione. Bene. Andiamo avanti. Allora, poi c'è, vabbè, andiamo avanti, come ti ringraziano Anna Chiomonte, dice Miriam, grazie, pure Maria Rosa. Poi, vabbè, vado avanti. Paola D'Ambrosio dice: buonasera, potrei sapere se Paola dell'81 e Roberto del 78 ritorneranno insieme? Paola e Roberto. Sì, lei è dell'81 e Roberto è del 78. Allora, a mio avviso sì. Sì, però è come se ci fosse un riavvicinamento, poi la cosa si ferma di nuovo per poi eventualmente riprendere. Però ci sono delle cose da chiarire, tesoro, ci sono delle cose che sono rimaste in sospeso, che dovete chiarire, che dovete pianificare. Perché altrimenti questo rapporto non, anche se c'è eventualmente volontà di ritornare insieme, non sarà bello lineare, insomma, ci saranno sempre delle difficoltà. Perciò le ragioni per le quali vi siete lasciati vanno chiarite. Cioè c'è la necessità comunque di dimostrare che le problematiche che c'erano prima non ci sono più. Ecco, questo è il discorso. Va bene?
Andiamo Ok. avanti. Poi Rosa ringrazia, grazie mille, aspetterò con pazienza. Poi c'è Ok. Fabi Nicole Carbonella. Buonasera, è possibile sa sapere se arriverà presto una cicogna? Bella, non rispondiamo a domande su gravidanza e salute. Se vuoi formulare la domanda, vuoi fare un'altra domanda, con tutto Ti piacere. rispondiamo, ti Però, rispondo. sì, però su questa, no. Allora, poi c'è Katia, Dedero dice, ciao cara, vorrei sapere se tu vedi se riesco a ristrutturare la casa con il progetto 110. Katia del 74. Non ho capito, scusa. Allora, dice, la domanda è chiara. Ciao cara, vorrei sapere se tu vedi se riesco a ristrutturare la casa con il progetto 110. Ah, ho capito. Lei è del 74. Sì, a mio avviso ci riesci, ma è come se tu chiedessi questo fondo per una certa cifra e non ti viene data tutta quella cifra. Ad esempio, chiedi 10, ma magari ti viene dato 5. La realizzazione c'è, ma non propriamente sulla cifra che tu chiedi. Ok? Ok. Poi c'è Paola Persico. Buonasera, per favore. Ci sarà un ritorno di Giuseppe dell'82? Lei si Vediamo. chiama Colomba dell'80. Come si chiama lei? Colomba. Che bel nome. E lui Lui Giuseppe. Giuseppe. Sì, dell'82, lei dell'80. Un ritorno? Sì. Ma tesoro mio, c'è di mezzo un'altra donna? Eh? Ma guarda, per certi versi il ritorno c'è, però io vedo di mezzo un'altra donna che blocca un attimino tutta la situazione. Non so se tu ne sei al corrente o meno. Fammi sapere. Se vuoi, scrivimelo. Ok. Vado avanti. Sì. Allora, poi c'è Carmela. Dice ciao Miriam per mia figlia del 92. Anto. Forse si chiama Antonella, o non lo so come Anto c'è scritto. Vabbè. Riceverà un messaggio da Gianluca dell'89. Allora, se Antonella riceve un messaggio da Gianluca, Da giusto? Gianluca, sì, lei è del 92 e lui dell'89. Vediamo. Tesoro mio, io le vedo che lei comunque avrà notizie di lui. Un messaggio arriva, ma non sarà un messaggio come lei vorrebbe, come tua figlia vorrebbe. Non lo vedo proprio piacevole, piacevole questo messaggio, eh? Ok?
Quindi sì, arriva questo messaggio, ma magari sarebbe meglio che non arrivasse, cioè nel senso che comunque non lo vedo molto positivo come messaggio. Ok? Ok. Poi Paola D'Ambrosio ringrazia, poi c'è Carolina Leopoldo. Allora dice: "Ciao, ti voglio dare riscontro, mi dicesti, si faceva sentire, mi potresti dire se tornerà Paolo del 71 a breve da Carolina dell'81?" Dice che si è fatto sentire, adesso vuol sapere se ritorna. Ritorna. Sì. Lui Paolo del 71 e lei Carolina dell'81. Vediamo. Ascolta, io il ritorno proprio non lo vedo. Tu speri in un incontro, probabilmente, non lo so, forse lui ti dirà sì, prima o poi ci incontriamo, ma non è subito, vedo che passa un po' di tempo prima che vi incontrate. Però il ritorno, proprio come lo dici tu, ancora non lo vedo. Andiamo avanti. Allora, poi vabbè, Fabri Nicole, la signora che aveva chiesto per se arriva a una gravidanza, Sì. dice grazie, non lo sapevo, è la prima volta sono nuova. Allora, un'altra domanda, riuscirò a comprare casa? Fabiola dell'81. Vediamo, se riuscirai a comprare casa. Hai già provato a comprare, forse avevi puntato qualcosa che poi non è andata a buon fine. Tesoro mio, ci vuole tempo. Non lo vedo ancora l'acquisto di questa casa, eh? No, anche perché vedo comunque che ci sono delle un po' di complicazioni a livello lavorativo, eh? Perciò ancora no, non la vedo ancora l'acquisto di questa casa. Poi Katia Dedero dice grazie, ti ringrazio, tesoro. Nulla, Katia. Poi Daniela saluta, buonasera Daniela. Ah, Ciao, Daniela. poi Paola, quella la signora che aveva chiesto, che aveva visto la donna. Dice sì, ha un figlio con una, lo so. Ok. Poi Carmela ringrazia, pure Di nulla, Carmela. Carolina ringrazia, e poi, vabbè, Laura Lui, buonanotte carissimi, mi avete risollevato, è sempre un piacere seguirvi, grazie. Grazie a te, Laura. Vabbè, andiamo avanti, e grazie, Fabi, e pure la signora della casa, si acquisterà la casa, dice grazie tante. Di nulla. Allora, poi c'è un'altra domanda. C'è Alessandra Dorè. Ciao, volevo sapere come va a casa con mio figlio Antonio. In che senso? È scritto così, come va a casa con mio figlio Antonio? Forse la situazione hanno dei problemi, sicuramente. Ma c'è la data del figlio? Sì. Allora, Antonio del 92, lei è del 69. Come si chiama lei? Alessandra.
Ma tuo figlio io lo vedo molto, molto scontento, molto a volte anche avvilito, forse non ha. Scusate, cioè vorrebbe fare una vita diversa, un po' più su a livello economico, e purtroppo in questo momento non è possibile. Si arrabbia spesso. Con un uomo, non so se è il padre, il tuo compagno, adesso io non conosco la situazione, però spesso ha degli attriti con un altro uomo dentro casa. Ma guarda, più avanti le cose andranno migliorando, eh? Però al momento, insomma. Le cose sono un po' così, deve capire alcune cose tuo figlio per migliorarsi, ecco. Ok? Di Alessandra Dore, esatto, forse su qualcosa appena iniziato, non lo so. Non ho capito. Ha scritto, esatto. Ah, ok. Ah, poi c'è Antonella Gulli Gulli, dice: ciao caro, posso fare una domanda? Certo che puoi fare la domanda. Certo. Sentiamo. Non ci sono più domande se Antonella scrive. Ok. Alessandra Dore ringrazia. Ok, Di nulla, Alessandra. finché che aspettiamo Antonella, c'è un'altra domanda. Fabiana De Simone dice: buonasera, buonasera a te. Ciao Fabiana. Fabiana dell'82, Arturo dell'89, riuscirò a vederlo nei prossimi giorni? Che cosa prova per me? Sono due domande. Vabbè. Fabiana, lui. Arturo. Lei dell'82 e lui dell'89. Se riesce a vederlo. Sì. Ma sì, a vederlo lo vedi, eh? Anche se questo incontro è un po', forse magari spereresti che, che ne so. In questo incontro stai mezza giornata con lui, faccio per dire, e invece insomma sarà comunque un incontro molto breve, ecco, non vedo comunque che ci sia. Tesoro mio, io amore amore adesso non lo vedo, qua. No. Tu ci stai male perché comunque vorresti di più da questa persona che non ti viene dato al momento, eh? Però incontrarlo lo incontri. Ok. Vabbè, poi Antonella ha scritto: vorrei sapere se c'è riuscita di incontrare Leonardo. Lei è del 70 e di lui non ha la data, dice. Se Antonella Sì. incontra Leonardo. Se riuscirà ad incontrare Leonardo. Lei è del 70. È un po' che aspetti questo incontro, Antonella. Ma Leonardo ha un po' di problemi a livello lavorativo, quindi probabilmente
Probabilmente il fatto anche che non vi incontrate è dovuto anche da quello, eh? Sì, alla fine riesci ad incontrarlo, però ci vuole ancora un pochino, non subito, perché lo vedo molto preso da altre situazioni, questo uomo, eh? E quindi a volte magari gli è anche un po' difficile trovare del tempo, però comunque sì, l'incontro lo vedo. Okay. Niente? No, poi c'è No. Cristiana Fabbri, dice: ciao Miriam, posso chiedere una cosa? Poi Dimmi, Cristiana. dice Fabiana: è complicata la situazione a causa di restrizioni per il Covid. Grazie mille, come sempre. Un abbraccio. Ok. Cristina dice: cosa c'è per me del 25 agosto 81? Cristina, la domanda precisa devi fare, quanto più precisa può essere su un argomento. Quello che chiedi tu si dovrebbe aprire tutto un quadro generale, no? E non ci sono proprio i tempi, no, per fare una cosa del genere. Se vuoi chiedere una domanda, beh, la specifica Miriam ti risponde. E amore, Cristina, formula per bene la domanda. Se incontri una persona, che ne so, Già se oppure sei con qualcuno, vuoi sapere se ti ama? la domanda deve essere abbastanza, diciamo, precisa per una conoscitiva. Ok? Antonella ringrazia e dice grazie di cuore. Nulla, Antonella. Attendiamo Cristina se riformula la domanda per bene e non ci sono più domande. Ok, dice, incontrerò qualcuno che mi fa conoscere l'amore. Ok, così va bene. È Ok, Cristina. dell'81, Cristina Vediamo, dell'81. eh. Ma Cristina, tu in passato hai avuto, cioè ci sono due persone, mi sembra, che comunque magari non riesci tanto a dimenticare. Ma io, cioè, Cristina, io vedo una sorta di. Cioè, è come se molte volte tu sei indirizzata verso qualcuno o comunque inizia comunque una storia che poi finisce subito. Cioè, queste persone si allontanano e magari tu non riesci a capire perché. Tu hai un po' un blocco a livello amore. C'è un qualcosa che blocca il fatto di riuscire a trovare una persona che ti ami. Vedo proprio questa sorta di blocco. Cioè il mago, l'eremita, quindi. E questo blocco è stato creato da una donna. Cioè, come se questa donna avesse fatto un qualcosa per bloccarti a livello amore. Ora, smentiscimi, oppure No, se ne dice sei a conoscenza, sì, dice dimmi. sì, è vero. Dice sì, è vero. C'è proprio questo blocco, eh?
andrebbe tirato via, andrebbe sbloccato questa situazione proprio in amore. Perché sennò continui sempre a non trovare le persone giuste o comunque a soffrirne poi. Se vuoi poi approfondire l'argomento, mi contatti in privato e vediamo. Abbiamo finito? Sì, non ce ne sono più domande, però Cristina scrive ancora e dice: come se lo volessi, ma non lo volessi. Come se? Allora dice: è come se io volessi, ma non lo volessi. È combattuta, forse, no? Sì, no, è proprio questo blocco lei, e questo blocco te l'ha creato una donna. Sì, decisamente sì. Cioè non Non ci riesci a sono fare più. chiarezza Sì, dentro di te. Siamo a poi posto? no, poi scrive ancora: è come se io volessi innamorarmi, ma allo stesso tempo ne ho una paura fottuta. Vabbè. Sì, infatti, è per questa ragione che io ti ho detto. Dice comunque grazie di cuore. Di nulla. Non ci sono più domande. Ok. Stop. Va bene, allora andiamo a concludere questa sera. Quindi Va bene. una buona serata a tutti, grazie signora Carmela. Grazie a lei. Anzi, io devo dire grazie. Ma si Eh? figuri. Si figuri, è stato un piacere. Ok, alla prossima. Ciao a Un bacio a tutti, buona tutti. serata. Ciao. Ciao. Ciao ciao.